Amici di Onda Libera, siamo qui a Senigallia, nella sala del Consiglio Comunale, insieme al sindaco Mangialardi, Maurizio Mangialardi. Sta per iniziare un importantissimo convegno dal titolo Riprendiamoci il futuro, patto territoriale per lo sviluppo occupazionale. Si muove qualcosa a livello di organizzazione del lavoro? Si muove dentro una città ed un territorio molto dinamico che pensano che questa economia ha segnato il passo e che vuol trovare insieme al territorio, insieme alle nostre cooperative, insieme alle nostre associazioni dei percorsi che possono coinvolgere, che possono segnare anche con esperienze innovative dei tracciati che guardano oltre. E oggi ne proponiamo due dentro una logica che abbiamo già incardinata da tanto tempo, quella del distretto di economia solidale, pensando al turismo come elemento di grande propulsione. Il turismo ovviamente un turismo declinato, al plurale, che guarda al territorio, che guarda alla possibilità di valorizzare i nostri beni, e dentro questo l'enogastronomia, la filiera corta e quindi tante attività che si possono sviluppare con determinazione e soprattutto con grande coinvolgimento. Ecco, da oggi parte da Senigallia l'idea che l'economia non è solo dettata dagli altri ma può essere costruita dal basso. Grazie. Grazie a voi. Professor Boiocco ha appena concluso il suo intervento, sì. E mi sembra che la sintesi sia sinergia e qualità, partendo, avendo come cardini turismo e agricoltura. Assolutamente sì, diciamo che l'integrazione è un'integrazione assolutamente importante. Io mi occupo appunto anche di produrre delle valorizzazioni per quanto riguarda il territorio lombardo, e quindi Expo, ad esempio, da questo punto di vista integra perfettamente le attività di carattere culturale con le attività di carattere legate allo sviluppo e alla tutela della terra. Quindi è uno degli elementi imprescindibili con la quale stiamo lavorando a questo progetto di cui abbiamo parlato anche oggi, che riguarda appunto l'Expo del 2015. Quindi un binomio assolutamente imperdibile. Grazie mille. Di fronte a una crisi che ormai da anni ci sta attanagliando, ma che non possiamo ovviamente cadere in questo trabocchetto di cedere, quindi ci siamo così incontrati con degli enti, delle associazioni, e abbiamo voluto comprendere che cosa, analizzare il settore economico, che è quello che in questo momento il nostro territorio dà valore, che è il turismo. Senigallia è un turismo balneare che ovviamente si limita ai 3 mesi durante l'arco dell'anno. La logica è destagionalizzare. Quali ambiti nuovi allora approfondire? E su questo ci siamo quindi focalizzati sul turismo religioso, sul turismo accessibile e solidale e sul turismo sostenibile. 3 ambiti di approfondimento. Abbiamo delle realtà presenti nel territorio con grande specializzazione e professionalità, penso alle cooperative sociali nell'ambito appunto dell'accessibilità, che possono fornire un servizio importante alle strutture ricettive. Quindi come unire le forze di tutte le nostre aziende o cooperative che già operano nel mercato. Sul turismo religioso un importante progetto si è già lanciato oggi in regione da parte dell'undicesima ora con la diocesi di Senigallia, perché riteniamo che se il turismo è quello che ha meglio assorbito la crisi, quello religioso ha una potenzialità maggiore. Noi abbiamo grandi luoghi di culto, percorsi religiose e di fedi che possono accogliere tanti turisti. L'aspetto che mi ha colpito in questa iniziativa è la sinergia che viene messa in campo. E l'ente pubblico, da lei rappresentata insieme al sindaco, eccetera, ha un ruolo attivo in questa sinergia. Finalmente, diciamo, l'ente pubblico ridiventa protagonista in un aspetto economico. Sì, devo dire, Senigallia già da quando ci siamo insediati dal 2010 abbiamo subito colto l'essenza: da soli non si arriva da nessuna parte, insieme possiamo raggiungere importanti risultati, pertanto ci siamo posti a capofila di questi percorsi dove comunque la motivazione della sostenibilità, rispetto dell'ambiente, la valorizzazione del nostro territorio, dell'enogastronomia, della produzione biologica, della tracciabilità sono valori essenziali, nessuno ce li potrà togliere. Per cui uniamo tutte le forze. Le cooperative e i consorzi mi sembra che in questo progetto hanno un ruolo fondamentale.
Sì, hanno un ruolo fondamentale perché l'alleanza delle cooperative è il soggetto che ha promosso il progetto, poi ha chiesto l'appoggio del CIR 33 che è il soggetto capofila, della Camera di Commercio, degli altri soggetti istituzionali tra cui il Comune di Senigallia, ma diciamo che l'idea parte dal mondo della cooperazione e in particolare della cooperazione sociale, quindi sì, sicuramente hanno un ruolo importante. Ecco, la cooperativa sociale ha un ruolo molto molto spiccato in questo progetto. Sì, come diceva Lucio, noi oggi siamo qui un po' in doppia veste, quindi personalmente come alleanza delle cooperative a livello provinciale, ma io sono anche la vicepresidente della cooperativa Accamuta e quindi delle due grosse realtà insieme al Consorzio Solidarietà che qui sul territorio hanno operato in maniera fattiva in questi anni. Quindi si cerca appunto di unire due cose, quello che può essere la progettualità di organizzazioni come le centrali cooperative e poi tradurle nel territorio con quelli che sono i soggetti abilitati a questo per poter poi declinare il tutto e rendere il progetto attivo sul territorio con la collaborazione ovviamente di tutti gli altri partner istituzionali e non.